La situazione a Vergato è sostanzialmente sotto controllo, come vedete dai report quotidiani, l'ultimo ovviamente è uscito ieri, che era domenica, e i casi sono 4, di cui 2 guariti. E gli altri 2 sono ancora ricoverati presso l'ospedale e anche le quarantene sono molto limitate. Questo ovviamente è dovuto un po' sicuramente alle caratteristiche del nostro territorio, dove comunque abbiamo spazi verdi, spazi ambientali che ci permettono un minimo di distanziarci seguendo le regole, ma devo dire anche molto grazie alla serietà che i vergatesi stanno dimostrando nel rispetto delle regole. Ovvio, qualche eccezione c'è sempre, che però è prontamente controllata e gestita dalle forze dell'ordine, che ringrazio sia la nostra polizia municipale ma anche tutte le altre che incidono sul nostro territorio, quali i carabinieri, finanza, e la polizia ferroviaria e quant'altro. Quindi veramente un grosso ringraziamento. Queste figure devono essere viste come figure che aiutano la nostra comunità e non che reprimono, perché in realtà stanno proprio facendo questo, stanno cercando di impedire che chi non ha ancora compreso appieno le regole o chi cerca dei sistemi estensivi per applicarle possa non farlo nell'interesse di tutta la comunità stessa. Quindi è grazie a questa attenzione che il nostro territorio, in generale anche il distretto sanitario del Media Alto Reno, sta tenendo un certo contenimento dei casi di coronavirus. Vorrei anche informare che sono state avviate tutte le forme di sostegno alle famiglie che sono in difficoltà. Tutti i servizi passano attraverso i nostri sportelli dell'Unione, lo sportello sociale del Comune, quindi avvicinatevi, e siamo in stretta relazione, correlazione anche con la parrocchia, con Don Silvano e quindi le Caritas, questo per far sì che non nessuno rimanga da solo in questo momento estremamente critico e difficoltoso, e nessuna famiglia, anche quelle che si ritrovano in situazioni difficili, che non se lo sarebbero mai aspettati in situazioni normali, e si possono rivolgere ai nostri uffici, rivolgere a queste forme di sostentamento, perché ci sono e sono per tutti. Penso che sia non solo una responsabilità ma un dovere da parte di ognuno di noi favorire l'accesso a questi percorsi. Ringrazio anche tutti i cittadini vergatesi, sia del capoluogo che delle frazioni, per la grandissima risposta di solidarietà che hanno dato nella giornata di sabato e che possono continuare a dare portando generi di prima necessità presso il Comune tutte le mattine, dove li stiamo raccogliendo e già li stiamo distribuendo. Vorrei sottolineare che questa operazione di assistenza alle famiglie, di distribuzione di pasti, di generi di prima necessità, è già da 2 settimane che è attiva nel nostro Comune e negli altri comuni dell'Unione, in quanto già da 15-20 giorni abbiamo pensato di istituire il numero unico per gli sportelli sociali, che ha fatto sì che nonostante i problemi di smart working che i comuni hanno avuto, nonostante le difficoltà nel ripristinare alcuni tipi di servizi, però questo ha fatto sì che nessuno, e ripeto nessuno, rimanesse anche solo per un breve periodo senza un'assistenza adeguata alle proprie esigenze. Buongiorno, ci sono le mascherine? Sa che devono arrivare, erano arrivate ma sono state finite. Ma è un bel problema questo? È un bel problema, sì. Comunque si spera che la situazione si sblocchi. Bene, ripasso, arrivederci, buongiorno. Allora, adesso le mascherine le stiamo aspettando, dovrebbero sbloccare la situazione a giorni. E altri prodotti tipo guanti e gel igienizzante mani per l'igiene, per chi non ha appunto i guanti, quelli adesso pian pianino stanno arrivando, e i rifornimenti arrivano, quindi tutto regolare per quello.